Ci siamo? Siamo in diretta. Ciao a tutti, siamo arrivati in Sardegna. In questo momento siamo a Iglesias e chiaramente sta piovendo. Sta pioggia un po' dalla campagna che ci perseguita. Io ci tenevo in primis a mandare un abbraccio e tutta la solidarietà da parte mia del Movimento 5 Stelle alla redazione di fanpage e soprattutto al direttore, perché ieri, l'altro ieri, comunque qualche balordo è andato a casa della cognata, se non erro, sì, la cognata ha fatto quattro piani di scale e con del liquido infiammabile, insomma, ha dato fuoco alla porta di casa della cognata del direttore di fanpage, è andata a fuoco tutta la porta blindata, le pareti, diciamo forse l'inizio del corridoietto interno. Si tratta chiaramente di incendio doloso, poi mi sa che non ci sta neppure l'ascensore in quel palazzo, quindi capito, sti balordi sono presi la briga di salire quattro piani a piedi, sono saliti su, hanno dato fuoco alla porta. Vabbè, amen, evidentemente fanpage ha colpito nel segno, per cui veramente grazie. Io ieri ho fatto un'intervista lì nella loro redazione a Napoli, è un gruppo di giornalisti molto capaci, molto liberi, molto competenti, hanno fatto questa inchiesta straordinaria, straordinaria, che mi faceva ridere, no? Che qualcuno la critica, però sono entrati, hanno istigato un reato, a parte no, non è vero così, non è a parte vero, non è affatto vero, scusate. Ma poi scusate, quando, che ne so, Striscia la Notizia, oppure le Iene, no? Fanno quelle robe lì con pizzicando pedofili, balordi, maiali vari, no? Sapete, lì va bene, no? Lì va bene perché figurati, però se questa stessa roba, telecamera nascosta, la fai non per beccare il tizio, no? Che promette lavoro in cambio di prestazioni sessuali, quante volte ne abbiamo visti di questi balordi giustamente ripresi dai programmi televisivi Mediaset? Quello va bene, no? Perché quello giustamente tutti addosso, però si è ripreso un politico, apriti cielo, ah non mi piace questo genere di inchiesta, pure i giornalisti che evidentemente si vergognano, perché ormai sono diventati veramente cani da riporto del potere, li attaccano coloro che invece fanno il mestiere di giornalisti, dicendo non mi piace questo genere di inchiesta, ho delle perplessità, cioè, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Qualcun altro addirittura che scrive, leggevo oggi in rete, il 5 Stelle cavalca l'inchiesta di fanpage e ora propone l'agente provocatore. Io penso, lo sto proponendo in ogni comizio, a parte in questo tour, ma è una proposta di 2 anni e mezzo fa. Io sto insistendo su questo perché è necessario infiltrare poliziotti e carabinieri nella pubblica amministrazione, scoprire dall'interno reati e addirittura provocarli. Come viene provocato per esempio il reato di vendita di una partita di droga, cioè questo sistema funziona molto anche per contrastare il narcotraffico, però lì va bene perché chiaramente siamo tutti contrari al narcotraffico, per l'amor di Dio, ma se tocchi un politico, un pubblico ufficiale corrotto, un amministratore, lì già sì, le distanze, no? Pure Cantone, pure Cantone, pure Cantone. Sempre preciso nelle dichiarazioni istituzionale, e sull'agente provocatore ho qualche dubbio. Io mi sono ribeccato delle dichiarazioni fatte da Cantone nel 2014, precise, favorevolissime all'agente provocatore, e parlava proprio di provocazione di reato all'interno della pubblica amministrazione. Vabbè, sappiamo che dobbiamo affrontare tante questioni. Ieri eravamo a Scafati, c'era un delirio di gente e. Sotto Come? la No, pioggia. ieri però alla fine no, Ah, perché l'abbiamo fatto quello interno. Sì, interno. l'altro ieri Casal di Principe, un sacco di gente, la pioggia battente, veramente come le chiamano oggi, bombe d'acqua. E qui sta piovendo un po', però ho visto le previsioni, che speriamo che ci azzecchino in più dei sondaggi, che se i sondaggi stanno altissimi, e pare che a Oliena non pioverà, per cui ora facciamo il comizio qui, incontriamo, abbracciamo tutte le persone qui di Iglesias e poi questa sera alle 17 siamo, 17, sì. alle 17 Ovviamente. siamo ad Oliena, poi ci imbarchiamo ad Olbia e torniamo nel Lazio, poi domani Rio di Orte. Andiamo. Eia! Salve a tutti! Salve! Sai che cos'è un panda? Bambino! E non c'è! Oh.
ma chi è? Io lo porto. Infatti ho portato le acciughe. Ma io le adoro. Allora, considera perché che... Perché l'ho letto. Perché Andrea lo rivedo domani, perché siamo tornati ieri dalla Campania, però questa giornata così... Io le acciughe le adoro. Lo so che le adori. Aspetta, fammele vedere. Che mi stanno mandando via. Vabbè, ma le hai fatte te queste? Sì, le ha fatte mio marito. Sott'olio. Ciao. L'hai prese? Ciao. Le ha tolte la lisca? Sì. Ma no, sono fantastiche. Ciao Alessandro. Vieni, Emiliano. Questo è il frigorifero delle stelle. Allora, vabbè, non c'entra più niente. Guarda un po' i sott'oli, le cose. Guarda. Questi qua sono tutti i vini che ci hanno regalato e litri d'olio. Qua abbiamo pure... Se può fare pubblicità, comunque un amaro buono l'ha presa. Vabbè, qua il sacco di cose le ho portate. Va bene, ci siamo? Scusate, devo sistemare le acciughe. Qua i miei colleghi Felice Emanuele hanno fatto un lavoro egregio in questi anni. La Sardegna è, possiamo anche dire, una delle grandi roccaforti del movimento, perché il consenso è altissimo, le problematiche sono altissime, a cominciare dal problema del lavoro. Penso a tanti cinquantenni, sessantenni anche in questa zona che hanno perso il posto di lavoro e che sono abbandonati dallo Stato, diventano fantasmi. Il Movimento 5 Stelle porta avanti un programma serio, la creazione di una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese, il reddito di cittadinanza, che non significa regalare soldi a chi non vuole lavorare, ma tutto il contrario, significa produrre posti di lavoro con questo sistema, questa misura espansiva, e affrontare il tema della corruzione che sta devastando questo paese. E possiamo farcela, io mi auguro che i cittadini ci diano la possibilità. Ce la facciamo! Di Maio ha detto che la lista dei ministri è quasi pronta, ci sarà un sardo? Questo lo dovete chiedere a Luigi, che presenterà la lista prima delle elezioni, e io non dico nulla su questo, è giustamente una sua responsabilità. Che c'è il TG? Eccolo. Cosa pensi del polo industriale di Portovesme? Ah, tutte le domande sulle questioni locali le fate ai miei parlamentari. Ma in generale le fate a metallurgica. Qualsiasi domanda la fate ai colleghi locali, perché io rispondo su. Bravo Ale! Occhio! Occhio TG? Ah, TG è lei. Emanuela, la posizione gliela può dire lei. Che dobbiamo fare? Beh, noi chiediamo innanzitutto le bonifiche, subito, bonifiche e tutela dei posti di lavoro, questo sempre assolutamente. No, mi sa che era lui il signore. Allora, è la vostra posizione, questo è la che TG1, dobbiamo sempre sì, TG1, TG2, TG2. Avviare le bonifiche e tutelare i posti di lavoro, cercando ovviamente di impedire che la Sardegna diventi... Che ne dicano i politici professionisti, lavoro non c'è in Italia, un cinquantenne che perde lavoro è un fantasma in questo paese. Io sto raccogliendo storie drammatiche, appunto girando l'Italia in camper. È necessaria la creazione di una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese e un reddito di dignità, di cittadinanza, per impedire la fuga dei nostri giovani e soprattutto dare un minimo di speranza appunto ai cinquantenni e sessantenni che perdono il posto di lavoro. A posto? Grazie. Sono riestrella. Come va? C'è anche la lontana, mi metto da Roma. Ah, va bene. Thank you.
insicua. Le belle campagne elettorali di un tempo quando si faceva qualcosa a giugno, lo facciamo a febbraio, ma va benissimo, perché sento il calore vostro che arriva e ci scalda il cuore. E questo calore lo possiamo portare sino al 4 marzo e anche oltre, scaldando il cuore di tanti elettori che si aspettano qualcosa di importante. Cambiare la Repubblica Italiana, cambiarla dal basso, con un impegno che è diverso da quello delle forze politiche che abbiamo visto in questo periodo. Voi a Iglesias, anche recentemente, avete visto una serie incredibile di annunci di personaggi che fanno le solite telefonate. Ricordate la telefonata a Putin di Berlusconi? Adesso c'è il superministro Calenda, una delle tante sagome di cartone che promettono buste paga, solitamente durante le campagne elettorali. E continuano con queste mance, con gli annunci di bonus speciali. Non dovete crederci più, perché quel credito è finito, sono politici screditati. Calenda era quello che appoggiava l'agenda Monti, cioè l'agenda dell'austerity, quella che ha causato la crisi. E noi possiamo registrare in questo momento un vero bilancio degli ultimi 5 anni, misurando dal 2013 al 2018 che cosa è accaduto. C'è molta gente che ha già votato, ha votato andandosene via perché non poteva stare qui, perché non aveva occasioni di lavoro, e ha votato in questo modo, emigrando, dando un giudizio severissimo sulla politica che ha gestito questo territorio, così come la politica che ha gestito la Sardegna, che non è stata capace di fare nulla. E allora cosa facciamo? Io sono candidato in questo collegio, mi chiamo Pino Cabras, lavoro in una società finanziaria che interviene con le imprese, sono a stretto contatto da una vita con le imprese, vedo come lavorano gli imprenditori, cosa soffrono, dei mostri burocratici che rendono impossibile il loro lavoro, delle tasse che sono state inventate da legislatori impazziti. E allora a queste persone io voglio dare delle risposte, cerco di darle nella vita di tutti i giorni, ma non basta più, così come non basta più il loro impegno quotidiano o il vostro impegno quotidiano. Bisogna cambiare lo Stato, bisogna cambiare la Repubblica, bisogna cambiare la politica, bisogna cambiare il governo. E questa è un'occasione storica per poterlo fare, è nelle vostre mani, nelle mani di elettori consapevoli, di elettori che possono parlare con tante altre persone. Vedete, i politici di quest'area hanno incasinato tutto, anche una cosa semplice come la provincia. Noi non sappiamo più nemmeno in che provincia siamo. Siamo nella provincia Sud Sardegna, che non include Cagliari, eppure la sede fisica della provincia è a Cagliari. Cioè una cosa che è un misto tra Allegro Chirurgo e Risico. Hanno fatto una cosa strana e hanno incasinato una cosa semplice, che non potete nemmeno eleggere, perché non eleggete i vostri rappresentanti. Questa è una tendenza generale, non si vuole dare il potere a chi è un elettore e chi è un cittadino. Non solo, ma hanno trasferito il potere e i soldi a un'entità che si chiama Piano Sulcis, che ha la testa ferma a 40 anni fa, che propone sempre le stesse cose, che non aggiunge nulla alla vecchia industria, non aggiunge nulla perché non investe nulla, non investe nella scuola, non investe nella ricerca, se non gli spiccioli. E noi avremmo invece bisogno di investire nella conoscenza, in ciò che rende possibile un futuro per le giovani generazioni, che infatti emigrano. Allora, di fronte a quel fallimento, noi dobbiamo proporre qualcosa di diverso. Una delle cose più importanti del Movimento 5 Stelle in questa campagna elettorale è la proposta di una grande banca di investimenti pubblica, che è una cosa simile a quella che ha la Germania, e non si capisce perché i tedeschi possano farlo e noi no. Io lo capisco, perché abbiamo dei maggiordomi al governo e non consentono di fare delle cose che servono a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Una banca di quel tipo aiuterebbe questo territorio e altri a risollevarsi. E per fare questo dobbiamo combinare non con le vecchie clientele che fanno la solita intermediazione, con i soliti personaggi che conoscete per nome,
quei capi bastone, quei personaggi che vendono voti. No, possiamo fare un'agenzia di attrazione di investimenti moderna, come ce ne sono tante nel mondo. Noi possiamo in questo modo trasformare una generazione senza speranza in una generazione senza paura che affronta il futuro e crea le cose davvero innovative che ci aiutano a risollevare la nostra vita e a guardare tranquillamente verso il futuro. Quindi questo è un appello che faccio a tutti quanti, parlate con quante più persone possibili da qui al 4 marzo, conquistatele a una nuova idea di politica, che è quella che abbiamo sviluppato in questi anni e che svilupperemo nei prossimi anni. L'anno prossimo si vota in Sardegna, questo è un trampolino di lancio per tutti voi, per cambiare davvero le cose. E se il 4 marzo noi vinceremo, avremo la possibilità di trasformare la Sardegna. Vinciamo? È la cosa giusta, hai detto la cosa giusta. Forza Baris, forza Iglesias, forza 5 Stelle! Buongiorno a tutti, ma che bella piazza, ma quanti ricordi io ho di questa piazza ed Iglesias. Diceva il filosofo Giovanni Battista Vico, parlava dei corsi e ricorsi della storia. Io qui da ragazzo ho tenuto il mio primo comizio, mi battevo allora per l'unità della sinistra, era una sinistra allora che difendeva i lavoratori, che era dalla parte dei più deboli, che era per una scuola pubblica. Oggi quella sinistra non c'è più e mi ritrovo qua, perché la storia non si ripete mai in modo esattamente uguale, e mi ritrovo qua davanti al popolo dei 5 Stelle, un movimento non ideologico ma sorretto da grandi ideali e da grandissima passione. Io mi sono occupato di tante cose nella mia vita, di cooperazione internazionale, ho scritto saggi, romanzi. Mi occupo di volontari a giurisdizione a favore delle persone fragili, bisognose di assistenza. E sono anche giudice onorario in corte d'appello per i minori, ma mi sento soprattutto insegnante. Io insegno storia e filosofia in un liceo e da 25 anni noi, io con i miei colleghi e con gli studenti, subiamo delle pseudo-riforme che hanno peggiorato e distrutto il sistema formativo scolastico italiano. Moratti, Gelmini, la buona scuola di Renzi, non sono riforme, ma sono provvedimenti che hanno tagliato i fondi, che hanno reso invivibile la scuola nel nostro paese. Insegnanti frustrati, una serie di provvedimenti, eccoli qua, sono partiti dalle scuole primarie, via il tempo pieno, via la compartecipazione degli insegnanti nelle classi, gli istituti, nessuno dei quali ha norma. Se noi dovessimo applicare le norme europee, l'80% delle scuole sarde non dovrebbero funzionare, questo è il problema. Precariato nella scuola, frustrazione da parte degli insegnanti, gli stipendi più bassi d'Europa. È ora di finirla, è ora di veramente di cambiare le cose. Il Movimento 5 Stelle si impegna a rilanciare la scuola statale. Basta con i finanziamenti alle scuole private o paritarie. Questo è un impegno ben preciso. Investire denari nella scuola, soldi nella scuola. Perché una scuola e un sistema scolastico che funziona è la premessa perché il paese possa diventare e rimanere un paese civile. Ma poi questo non basta. Noi vediamo lo scandalo incredibile di migliaia di giovani che tutti gli anni emigrano o per cercare di formarsi o per trovare lavoro fuori. Noi li stiamo regalando alla Francia. Li stiamo regalando alla Gran Bretagna, li stiamo regalando alla Germania, li formiamo, sono costati dei soldi e li stiamo regalando formati a questi paesi perché si possano inserire all'interno dei processi produttivi. Questo scandalo deve finire nel modo più assoluto. Noi abbiamo
una ricetta, che non è una ricetta miracolosa, che nasce dall'osservazione concreta, che nasce dall'amore che noi abbiamo per la nostra Costituzione, in particolare l'articolo 4 della Costituzione. L'Italia tutela il lavoro, ritiene che il lavoro sia un diritto e provvede a rendere effettivo questo diritto. Il reddito di cittadinanza, di cui qualcuno ha fatto dell'ironia, è perfettamente iscritto all'interno dell'articolo 4 della Costituzione. Non si tratta di assistenza, ma si tratta di una misura che accompagna i giovani, e non solo i giovani, anche coloro che hanno perso il lavoro, anche i 40-50enni disoccupati, in un percorso di crescita, di formazione, che li accompagni verso il lavoro, il mondo del lavoro. Questi sono i temi fondamentali. Io, siccome tutti quanti lo so perfettamente, state aspettando Di Battista, allora non la voglio fare troppo lunga, non voglio prendermi lo spazio che non mi compete. Io ho accettato questa candidatura con grande entusiasmo, darò il mio contributo fino in fondo. Voglio concludere, consentitemi una citazione da insegnante. Una citazione: noi siamo qui in piazza Quintino Sella, a parte i suoi meriti di scienziato di mineralogia, per cui credo gli sia stata dedicata questa piazza, però Quintino Sella è stato il più strenuo difensore dell'appareggio di bilancio, un pareggio di bilancio che è costato sangue e miseria all'Italia e alla Sardegna. Ricordate la famigerata tassa sul macinato? Ebbene, io credo che 150 anni dopo quel provvedimento, qui da Iglesias, qui dal Sulcis Iglesiente, qui dalla Sardegna, possa partire un movimento che possa abrogare nel modo più veloce possibile la legge di riforma costituzionale numero 1 del 2012 sulla parità di bilancio. Un obbrobrio. Che spegne le speranze di riscatto e di sviluppo della nostra terra. E allora, il 4 di marzo, armiamoci di coraggio, convinciamo ancora gli indecisi, andiamo a votare, votiamo il Movimento 5 Stelle per la speranza del nostro Paese. Buongiorno a tutti e grazie. Buongiorno. Come va? State bene? Come? Sto facendo solo il mio dovere. Io sto sentendo accenti non sardi da queste parti. Perché è vero che ci stanno un sacco di romani che vengono a vivere pure qua a Cagliari, pure in Veste stanno bene, è vero, lo so. C'è pure un mio amico Davide, c'è Davide? Ecco, ciao Davide, è il mio amico caro di Roma. Scusate una cosa, prima una domanda. Quante persone sono la prima volta che scendono in piazza in un momento del 5 Stelle? Sulle mani, per favore. Dove eravate prima? Dove stavate? A casa? A qualche evento alle primarie di Renzi stavate? Siete sicuri? Ma adesso nessuno, Mo prendono tutti le distanze, eh? Io mai, figurati, è vero, come con Berlusconi un tempo, io ho mai votato Berlusconi poi. Esatto, cioè, tu sei pentito? Oh, lui è onesto. Chiedi scusa a tutti, per favore. No, io l'ho detto, però dico le che. Allora, Calmi, non dite queste cose sconvenienti, fatemeli dire a me che ancora qualche giorno ho l'immunità parlamentare, per favore. Allora, scusate, innanzitutto benvenuti. Io sto girando tutta l'Italia con un camper e per me è la campagna elettorale più bella di tutte. È un po' stancante, ma i sacrifici in questo paese li fanno altre persone. Vorrei soltanto dire, prima di arrivare a 4-5 proposte per me decisive, vi dico perché ritengo che il Movimento 5 Stelle possa poi realizzarle. Chiaramente io sono di parte, per carità, però vi dico queste due o tre regole che noi abbiamo. Noi non veniamo da Marte. Scusi un attimo, signore. Faccia casino per fuori là. Noi non veniamo da Marte.
Movimento 5 Stelle non è perfetto. Noi siamo cittadini come voi, che qualche anno fa, anziché andarcene dall'Italia, abbiamo deciso di cospirare, che significa respirare insieme, rimboccarci le maniche, andare nei nostri comuni d'appartenenza e portargli delle proposte. Siamo nati così. Andavamo, scusate, voi esperti della politica, potete fare questa cosa qua. Non pensavamo neppure di candidarci. Non era nel nostro futuro candidarci. Poi, dato che ci hanno sbattuto sempre la porta in faccia, loro sono gli esperti dei no, non noi, abbiamo deciso di iniziare a formare delle liste civiche. Poi da cosa è sorta cosa, eccetera, eccetera, siamo cresciuti. Poi a un certo punto Fassino disse, beh, se Grillo vuole fare un movimento, vediamo che cosa fa. L'abbiamo preso in parola, abbiamo creato il Movimento 5 Stelle e la prima volta che ci siamo presentati in Parlamento abbiamo fondamentalmente vinto le elezioni, soprattutto abbiamo preso alla Camera più voti del PD, ma pensate, il Partito Democratico ha avuto molti più seggi, molto più parlamentari, perché si è beccato il premio di maggioranza della vecchia legge elettorale, il Porcellum, successivamente poi giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. I primi tempi in Parlamento non sono stati facili. Nessuno di noi aveva avuto neanche un'esperienza come consigliere comunale o circoscrizionale. Eravamo tutti inesperti dal punto di vista della politica istituzionale. Però erano anni che battagliavamo, che facevamo delle battaglie, che portavamo avanti delle idee, dei progetti, che andavamo nelle piazze. Qua c'è tantissima gente stamattina a Gresia, nonostante la pioggia. Noi andavamo nei mercati con un volantino, buongiorno signora, siamo del Movimento 5 Stelle. La risposta era chi? Era questa la risposta. E non lì a spiegare, siamo dei cittadini, eccetera, eccetera. Giorno dopo giorno, e siamo cresciuti tanto. I primi tempi non erano semplici in Parlamento, abbiamo dovuto studiare, non conoscevamo i regolamenti parlamentari, non conoscevamo il funzionamento, diciamo, della macchina, delle commissioni, non avevamo neanche dimestichezza con un microfono, con una telecamera, perché poi i primi tempi drammatici, arrivavano orde di giornalisti pronti a capire qualcosa, ma a prenderci in castagna, e sbagliavamo qualcosa, sbagliavamo una parola, toppavamo un verbo, capita, soprattutto quando i primi tempi c'avevamo tutta la gente addosso. Poi anche da quel punto di vista siamo cresciuti. Io sono andato pure dalla D'Urso, attenzione, pure dalla D'Urso. E si è pure comportata bene. Infatti voterà il Movimento 5 Stelle. Me l'ha detto. Dall'altro dovreste vedere lo studio, che c'è questo faro che ti acceca. E fanno 87 gradi lì dentro. Avete visto il faro della D'Urso? Che proprio l'avete vista tutti? Guardate, perché le vedete sti programmi? Ammettetelo, li vedete sti programmi? No, tutti puoi prendere distanza. Tu lo puoi ammettere di nuovo che lo vedi la D'Urso? Ammettilo per favore. Va bene. Siamo cresciuti. Ci siamo fatti le ossa. Non è stato facile. I primi tempi, è vero, non sono stati facili. Però insomma ci siamo veramente fatti le ossa, abbiamo costruito una squadra importante, abbiamo raccolto energie importanti, a breve Luigi Di Maio presenterà la squadra di governo. Vogliamo soltanto un'opportunità. Perché riteniamo di riuscire a trasformare in leggi dello Stato le proposte che a breve vi presenterò? Per due o tre ragioni. Uno, la principale, non abbiamo conflitti di interesse. Questo paese sta morendo di conflitto di interesse. Io credevo, ingenuo, prima di entrare in Parlamento, che il conflitto di interessi riguardasse soltanto Berlusconi e le televisioni. Mi sbagliavo. Poi, frequentando quel palazzo, sono usciti fuori i conflitti di interessi del Partito Democratico con le banche, magari i partiti politici con qualche lobbista del petrolio, magari dei partiti politici con qualche RAS delle cliniche private o con una concessionaria del gioco d'azzardo. E quel che io ho compreso in questi 5 anni... è che ancora di più pericoloso del delinquente, che c'è, come c'è dovunque e c'è pure in Parlamento, tra l'altro una percentuale piuttosto significativa, sono però quei politici onesti anche, per bene, che hanno anche delle buone idee, ma nel momento in cui ricevono determinati finanziamenti e sono legati per interesse a determinati soggetti, poi una volta entrati in politica non hanno quella libertà per portare avanti battaglie che loro stesso poi un tempo credevano prioritarie. Ancora più pericolosi dei disonesti sono certi onesti che, pur di mantenere una poltrona, un potere, certi privilegi, accettano di stare di fianco a un disonesto e magari anche guardargli le spalle. Mi spiego? Questa per me è la problematica principale, il conflitto di interessi. Tutti i politici vi parleranno e vengono qua, non so se vengono ancora in piazza, non credo.
ci veniamo noi, però vengono a dirvi bisogna sostenere la sanità pubblica. Poi però tu fai una piccola ricerca, verifichi che qualche RAST delle cliniche private gli ha finanziato la campagna elettorale, quindi costoro potranno fare qualsiasi dichiarazione a favore della sanità pubblica, sempre, ma poi saprete perfettamente che si rivolgeranno al privato e che cercheranno di spolpare la sanità pubblica a vantaggio del privato. Oggi addirittura è più conveniente, sia dal punto di vista dei costi che dei tempi, rivolgersi alla sanità privata. Eppure la sanità non dovrebbe essere una merce sulla quale lucrare, ma un diritto da garantire, giusto? E la stessa questione c'è sulle energie rinnovabili. Oggi tutti parlano di energie rinnovabili, investiamo, il green, la green economy, però magari sono legati a qualche RAS del petrolio, voi ce le avete queste situazioni anche qua, il quale finanzia le campagne elettorali ai partiti politici, condizionando di fatto la loro politica. Ecco lì che ancora con le trivellazioni usciremo dalla crisi perforando, trivellando i nostri mari. Sapete com'è? Neppure sono cattivi questi politici. Io non credo ai buoni e cattivi. Credo a un politico libero e a un politico che è ammanettato. Qualcuno ha ammanettato proprio fisicamente ultimamente, altri invece diciamo metaforicamente, ammanettato dai finanziatori. Quindi io che non ho mai chiesto il voto al Movimento 5 Stelle, non ve lo chiedo neanche oggi, vi dico no, prima di votare, verificate chi sono i finanziatori delle campagne elettorali dei politici che vengono a chiedervi il voto. Come prima di credere ad un articolo che si legge su un giornale, verificate chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Io credo fermamente nel 5 Stelle per l'assenza del conflitto di interessi e per il nostro sistema di autofinanziamento. È questo che ci garantisce libertà, perché nel momento in cui noi riusciamo a finanziare le nostre attività politiche, che hanno evidentemente un costo, ma attraverso micro donazioni provenienti da centinaia di migliaia di italiani, noi avremo un unico lobbista a cui render conto, il popolo italiano che ci ha finanziato, non un unico soggetto privato che ci ha dato 1 milione di euro, mi spiego? Questa cosa qua, Andrea, questo aggeggio qui si chiama Totem, è un'invenzione, è un bancomat al contrario, voi ci mettete la carta di credito, pensate di prendere i soldi, invece ce li mettete, è una cosa incredibile. Se volete, dopo, potete farci una donazione libera, 5 euro, 2 euro, 3 euro, anche con la carta di credito esce fuori direttamente una ricevuta con un ringraziamento da parte di Luigi Di Maio, il quale è nascosto lì dentro, voi non lo sapete. Scusate, ma non è bello questo? Chi vuole ci sostiene, chi non vuole non ci sosterrà. Non c'è problema. Ma io questo tour lo sto finanziando tutto in questo modo, oltre che mangiare mangio quello che mi regalate, prima le acciughe, sott'olio, qualsiasi cosa. Io tra l'altro queste tangenti enogastronomiche le accetto tutte, tranquille, queste le prendo. Bustarelle con dentro pezzi di formaggio, con olio, con vino, il cannonau, regale, mi piace tanto. Venite, che veramente il camper è a vostra disposizione, però per regalarci delle cose. È questa la forza enorme del movimento, l'autofinanziamento. Ora, dato che non abbiamo conflitti di interesse e ci finanziamo in questo modo liberamente, e siamo stati capaci di rifiutare 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, anche perché vi ricorderete bene che nei primi anni 90 vi fu un referendum, il popolo italiano si espresse a larghissima maggioranza contro il finanziamento pubblico ai partiti, che venne abolito, ma i geni della mistificazione semantica e delle truffe delle parole trasformarono il finanziamento pubblico in rimborsi elettorali. Io non ricordo partiti politici che ci sono venuti a dare scontrini o ricevute di tutto quello che hanno speso quattrini nostri in questi anni dopo la trasformazione del finanziamento pubblico e rimborsi elettorali, però ci fanno i conti in tasca a noi su tutto, cioè è incredibile, coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio accusano quelli del 5 Stelle perché a detta loro se lo sono tagliati troppo poco, è veramente l'Italia fatta alla rovescia. Comunque io li ringrazio perché grazie a sta campagna stampa e tutte quante, oggi tutti gli italiani, anche coloro che prima non ci credevano, sanno che il Movimento 5 Stelle ha restituito 23 milioni di euro dei propri stipendi, soldi che per legge ci spetterebbe. Ma veniamo alle proposte. Lo diceva prima, noi reputiamo oggi indispensabile per creare posti di lavoro la creazione di una banca pubblica di investimento su un modello tedesco che sostenga le imprese, perché in Germania funziona, in Germania sostengono con questa banca pubblica le imprese tedesche crescono, diventano più competitive, se c'è bisogno di un macchinario se lo comprano, se c'è bisogno di fare degli investimenti gli danno un determinato prestito e riescono appunto a rendere più moderne le loro imprese e poi ci fanno il mazzo sul mercato. Noi non ce l'abbiamo questa e la vogliamo creare, e qualcuno potrebbe, ah ma i soldi, ma chi ce li mette i quattrini? Io vi dico che
quest'anno, e non è populismo, Gentiloni ha trovato in 24 minuti del Consiglio dei Ministri, il tempo di un prelievo al Bancomat, 20 miliardi di euro a debito per intervenire sulle banche private spolpate da loro signori. Qualche esempio, MPS. Come? Grazie. Grazie. 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche. L'ha trovato in, veramente in 20 minuti di Consiglio dei Ministri. 5 miliardi di quattrini nostri, 5 miliardi sono finiti a Intesa San Paolo, la quale si è beccata 5 miliardi di euro e poi si è comprata le parti buone di due banche venete, spolpate anche con la responsabilità della politica, Intesa Popolare di Vicenza e Banca Venete, se le ha comprate a un euro due banche, 50 centesimi a banca, la parte buona, e 5 miliardi di quattrini nostri se li è beccata, soldi nostri, delle nostre tasse, altri miliardi sono finiti a MPS. Ma perché falliscono le banche? Perché arrivano i dinosauri? No, perché qualcuno ci ha mangiato sulle banche, oppure soprattutto perché i banchieri hanno utilizzato le banche e i risparmi dei cittadini per permettere a qualche politicante di fare campagna elettorale, non soltanto finanziando la campagna elettorale, ma dando dei prestiti agli amici degli amici, quali poi si sono riusciti a curare un territorio. Esempio, De Benedetti si è fatto prestare quattrini per la sua impresa da MPS, poi li ha restituiti a Tozzi e Bocconi attraverso azioni fallimentari della sua impresa Sorgenia, poi a un certo punto le banche falliscono e dobbiamo intervenire tutti quanti noi. Ma come, per salvare le banche spolpate dalla politica i quattrini ci stanno? E per creare una banca pubblica di investimento che abbia come missione non quella di fare profitto, certamente si deve sostenere, ma quella di garantire prestiti alle imprese per far ripartire l'economia, per dare sostegno agli imprenditori, quali sono degli eroi, i piccoli imprenditori in questo paese, i quattrini non ci stanno. Cioè, vedete come io li ho visti in 5 anni i denari nostri andare a destra e a manca, in spese militari assurde, in guerre assurde come la guerra in Afghanistan che ci è costata oltre 5 miliardi di euro, in vitalizi, in privilegi, in opere inutili, grandi opere come il TAV, delle cose incredibili. Poi sapete voi le difficoltà che ci sono per spostarsi, io li ho presi anche i treni qui in Sardegna, sapete perfettamente quanto sia difficile andare da Cagliari a Sassari in ferrovia, figuratevi, lo so perfettamente, l'ho preso. O da Iglesias a Cagliari, lo so perfettamente, però va bucata una montagna in Valsusa per far passare le merci a velocità supersonica. Ma nel paese che sogniamo noi ci deve anche essere un'autoproduzione, un autoconsumo, un paese sempre più giusto, sempre più vero, sempre più moderno paradossalmente. È quel paese dove si mangia quel che si produce e si produce ciò che si mangia. Cioè è fondamentale tornare a investire su questo. Lo possiamo fare perché non abbiamo nessun conflitto di interessi con la grande distribuzione. Io sto girando tutti i centri storici d'Italia e noto che c'è una desertificazione totale. I centri storici si svuotano, magari le persone, i cittadini fuggono, se ne vanno prima in centri più grandi, poi se ne vanno al nord, non c'è sta più lavoro manca al nord, e se ne vanno magari dei giovani a cercare lavoro come lavapiatti a Londra. Il centro storico si svuota sempre più e viene anche ripopolato anche dalla microcriminalità di ogni colore, di ogni tipo. Vedete quanto anche, diciamo, la desertificazione del centro storico diventa un problema non soltanto economico ma sociale. Il Movimento 5 Stelle, non avendo conflitti di interesse con la grande distribuzione o con i grandi centri commerciali, propone una regolamentazione delle chiusure domenicali dei centri commerciali per salvaguardare il piccolo commerciante che lavora nel centro storico popolandolo. Conflitto di interessi relativo appunto alle energie. Noi abbiamo studiato e abbiamo presentato, scritto un piano energetico nazionale per uscire dalle fonti fossili da qui al 2050. Non si fa domani, per l'amor di Dio, ma uscire dalle fonti fossili e investire nelle fonti rinnovabili produce un miglioramento chiaramente del nostro ambiente e successivamente aumentano pure il numero dei turisti, no? È evidente questo, perché migliora l'ambiente, migliora la qualità della nostra aria, migliora la qualità del cibo che è già straordinario, ma può migliorare ancora, evidentemente aumenterà pure il numero di turisti. Sappiate che l'Italia, che è il paese più bello del mondo e voi siete un'isola estremamente turistica, oggi vanta meno turisti all'anno della Germania, della Spagna, della Francia e della Gran Bretagna, eppure ci abbiamo 7.000 km di costa, città d'arte, l'enogastronomia migliore del mondo, cultura incredibile, bellezze storiche, architettoniche, e manco ve lo devo dire, neanche ve lo devo dire, eppure ci abbiamo meno turisti, perché non si è investito nel turismo, perché si è dovuto leccare il culo a qualche petroliere. Sapete com'è la questione, la conoscete perfettamente, investendo
in energie rinnovabili, non abbiamo oltretutto scoperto e diciamo che si possono creare posti di lavoro. Se tu investi 1 miliardo di euro in fonti rinnovabili, crei fino a 17.000-18.000 posti di lavoro, così investendo nell'efficientamento energetico, investendo contro il dissesto idrogeologico. Sapete perfettamente anche qua in Sardegna i drammi che ci sono stati, questo è un paese e questa è un'isola dove si muore per pioggia. Si muore per pioggia. E abbiamo scoperto che investendo in questo modo si creano posti di lavoro. Perché ritengo che saremo capaci di farlo? In quanto non abbiamo nessun conflitto di interessi e direttamente o indirettamente nessun lobbista del petrolio ci ha dato quattrini e ci ha finanziato la campagna elettorale. Siamo sempre, sempre dietro alla questione legata ai soldi. Avete visto l'inchiesta di Fanpage in Campania? L'avete vista. Tra l'altro l'altro ieri notte hanno dato fuoco alla porta blindata di casa della cognata del direttore di Fanpage a Napoli. Qualcuno si è fatto 4 piani, ha portato del liquido infiammabile, gli ha dato fuoco, ha preso fuoco tutto. Grazie a Dio non è morto nessuno perché non c'era nessuno in casa. Pensate chi si mette contro certi poteri, quello che rischia in questo paese. E questi giornalisti vengono criticati dai giornalisti che ormai sono buoni soltanto a spulciare nei conti del Movimento 5 Stelle, chiusi all'interno di qualche redazione, non hanno più il coraggio di fare delle inchieste serie. Fatto sta, l'avete visto il sistema, come funziona il sistema? Oggi senza la politica corrotta le mafie non avrebbero la forza che hanno. Come funziona? Il politico cerca magari l'appoggio di un mafioso, il mafioso lo corrompe, gli garantisce anche dei pacchetti di voti, un delinquente gli garantisce dei pacchetti di voti perché nel frattempo, guarda che gliel'ho detto di tutti i colori, non figura. Nel frattempo riesce, gestendo il territorio, a costruirsi anche un bacino elettorale. Lo mette a disposizione del politico, il quale una volta salito al potere gli restituisce il favore tramite appalti gonfiati, tanto paghiamo tutti quanti noi, oppure anche tramite l'approvazione di una legge favorevole al suo finanziatore o la non approvazione di una legge che potrebbe essere favorevole a tutti noi cittadini ma sfavorevole al suo finanziatore. Questo è successo e guardate che ci prendono veramente per il culo. 2 anni fa il Partito Democratico ha fatto la legge anticorruzione dicendo, e l'unica cosa che ha fatto è aumentato le pene per i corrotti. Questo, per questo abbiamo proposto l'introduzione della figura dell'agente provocatore. Un agente da infiltrare nella pubblica amministrazione sotto copertura per provocare un reato. Sì, anche per provocare un reato. Funziona per scoprire reati di narcotraffico, deve funzionare anche per scoprire dall'interno reati legati alla corruzione. Magari un poliziotto, un carabiniere sotto copertura si guadagnerà la fiducia del politico e la stima del politico di turno e dopo qualche mese tirerà fuori una mazzetta. Se il politico la prenderà scatteranno le manette, perché bisogna affrontare questo cancro con durezza. Noi lo possiamo fare perché non abbiamo nessun politico corrotto da salvaguardare, come la legge sul conflitto di interessi. Noi la possiamo fare perché non c'è nessun conflitto di interessi che appunto ostruisca, blocchi il lavoro del Movimento 5 Stelle, e questo paese sta morendo di conflitto di interessi. Conflitto di interessi, risolvere questo problema significa togliere da poche mani il potere accentrato, e questo crea competitività, giustizia sociale, risolvere il problema del conflitto di interessi crea anche posti di lavoro, e qua stiamo morendo in assenza di lavoro, soprattutto in questo territorio. Il reddito di cittadinanza, che non è minimamente una misura assistenzialista, serve per creare posti di lavoro. Sapete com'è qua? Come funziona questo paese? Un giovane non riesce a trovare lavoro, è ancora giovane, prende e se ne va. E questo è un dramma anche economico, non soltanto sociale, perché i nostri giovani si sono formati, tra l'altro grazie anche agli investimenti e ai soldi di tutti, delle nostre tasse, nelle nostre università, però vanno poi a portare ciò che hanno imparato magari a sostegno di qualche impresa e di qualche paese estero, giusto? E questo è drammatico. Infatti grazie al reddito di cittadinanza ci saranno molte meno fughe all'estero dei nostri studenti o dei nostri giovani. Fatto sta che il reddito di cittadinanza serve, oltre che ad aumentare le pensioni minime, perché è intollerabile che in un paese vi siano cittadini costretti a vivere con una pensione inferiore appunto alla cifra che viene calcolata dall'Istat come povertà, 780 euro, ci sono cittadini che campano, prendono una pensione di 440 euro. Ecco, oltre a far questo, il reddito di cittadinanza serve soprattutto a impedire la morte sociale e alle volte anche purtroppo morte fisica, perché i suicidi per ragioni
economiche non vengono neanche più calcolati. Non è che le persone non si ammazzano più, è che non li calcolano più, attenzione, ma comunque aumentano e comunque ci sono dei livelli di suicidi per ragioni economiche nel nostro paese incredibili. Serve per evitare la morte sociale di un cinquantenne, di un sessantenne che perde il posto di lavoro, che in questo paese diventa un fantasma, troppo giovane per andare in pensione, tanto ci mandano in pensione sempre più tardi, ostacolando poi l'entrata dei giovani nel mercato del lavoro, e torna a casa al cinquantenne, si sente un fallito lui, ha paura pure di dirlo alla moglie, come se fosse colpa sua e responsabilità sua appunto la perdita del posto di lavoro, e si crea un dramma sociale. La moglie inizia a fare economie, il marito rimane a casa, dice nessuno mi vuole a 50 anni, dove vado? Sta sul divano, cioè, ci sono problematiche psicologiche in famiglia, l'unica scelta che inizia a fare è tra un canale e un altro della TV o tra una marca e un'altra di uno psicofarmaco. E la moglie inizia a fare economie, cambia pure la dieta alimentare, a me mi arrivano storie incredibili. Magari questa settimana non ci possiamo permettere questo cibo, ce lo possiamo permettere una volta al mese, sì. E magari si rinuncia pure alle cure mediche per ragioni economiche in questo paese, ma ci rendiamo conto? Poi che succede? Il figlio che magari studia all'università deve iniziare a lavorare anche per portare 200-300 euro a casa perché non ce la fanno più i genitori, e quindi magari studia di meno, si impegna di meno perché deve fare un'altra cosa, si trova un lavoro per portare delle pizze in un call center a 200-300 euro e porta questi quattrini a casa. Poi non bastano sti soldi, allora il padre che ha perso il posto di lavoro magari richiama suo padre, il nonno del figlio, e gli dice papà io devo tornare a casa tua, e quindi magari a 50 anni, a 60 anni si ritorna a casa dei genitori, quali magari volevano vivere gli ultimi anni, la parte finale della loro vita in maniera dignitosa, e devono risolvere un problema dei loro figli che hanno 50 anni. Non avviene tutto questo, non avviene che poi questi signori, questi padri, queste madri disperate magari hanno 50 euro nelle mani e se li vanno a giocare in una slot machine sperando di vincerne 200 e pagare delle bollette in tempo almeno una volta nel mese. Non è questa la realtà dell'Italia. Che dico che non sappiamo già? Cosa dico che non sappiamo già? Allora cosa ci blocca? Forse sì, arrischiare, qualcuno dice arrischiare, loro sono inesperti. Oh, ma a noi gli esperti della politica ci hanno lasciato Roma con 15 miliardi di euro di debiti. Gli esperti della politica hanno reso quest'isola un'isola piena di disoccupazione. Piena di disoccupazione, potrebbe quest'isola campare di tutto, lo dico sempre, di turismo 12 mesi all'anno, di enogastronomia, di energie rinnovabili, ci avete tutto per essere del tutto autonomi e autosufficienti, tutto avete, serve soltanto l'unione di un popolo che troppe volte è stato diviso tra destra, sinistra, nord e sud, pure il Sardegna. Questa è la verità, insieme siamo una forza, divisi siamo manipolabili dal sistema mediatico e dal sistema partitocratico. Il reddito di cittadinanza serve a evitare la morte sociale di queste persone, ma non regaliamo soldi. Tu cinquantenne che hai perso questo posto di lavoro e che avresti di fronte a te questo scenario che vi ho descritto poc'anzi, potrai ottenere un reddito, a patto che, due cose servono. Uno, mettersi a disposizione del comune di appartenenza e lavorare 8 ore a settimana, gratuitamente. E qua a Iglesias non c'è bisogno di lavori socialmente utili in questa città, non ci sarebbe bisogno, certo che c'è bisogno, giusto. Due, per ricevere il reddito di cittadinanza ti devi inserire in un percorso formativo per apprendere anche nuovi mestieri. E nel frattempo i soldi che noi investiamo, che è un investimento in questa misura espansiva economica, si rimettono in circolo. Un cinquantenne qui che non ha lavoro riceve un reddito da 780 euro, questi soldi li spende qui a Iglesias, in quel ristorante pizzeria, non lo so, in quel bar là, una volta si compra un paio di scarpe, si rimette un po' in moto il sistema economico di Iglesias, e quindi magari in quella pizzeria che funziona meglio, dopo un po' gli servirà un cameriere in più, perché magari ha più clienti. E quindi i centri per l'impiego che abbiamo riformato presenteranno la proposta di lavoro a un cittadino di Iglesias che prima era disoccupato e prende il reddito di cittadinanza, dicendo lì c'è un posto come cameriere. Se lo accetterà perderà il reddito di cittadinanza che andrà ad un'altra persona. Se dovesse rifiutarlo sa che può rifiutare altre due al massimo proposte di lavoro. Qualora ne rifiutasse tre perderebbe il reddito di cittadinanza. Cosa c'è di assistenzialista? Funziona in tutto il mondo. La verità che non vogliono creare questo strumento, vi dico la mia parola, è questo. Perché il reddito di cittadinanza in un paese dove esiste il voto clientelare, il voto di scambio, esisterà pure qua in Sardegna il voto di scambio. Ma come esiste a Roma, in Piemonte, in Emilia Romagna, in Sicilia, cambiano soltanto le tariffe da nord a sud, ma esiste il voto di scambio e il voto controllato?
Se vi fosse un po' di dignità, se i cittadini appunto avessero, ricevessero un reddito, in pochi, e non li sto giustificando, si venderebbero il voto per un buono di benzina o per un buono per la spesa da 40 euro. Per cui il reddito di cittadinanza sconfiggerebbe questo cancro del voto di scambio e certi politici, anche qua in Sardegna, senza il voto clientelare non verrebbero più eletti, neppure dai familiari più stretti, proprio perché li conoscono bene i familiari più stretti. Questo è. Avete freddo? Quanto c'ha lui? 9 mesi. Tra 17 anni e 3 mesi digli di votare il Movimento 5 Stelle. Ricordatelo, eh? 9 mesi. Sì, ragazzi, siamo d'accordo. Infatti vogliamo per la prima volta, sì, di tutto. Ragazzi, noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, eh. Dobbiamo andare al governo e affrontare un problema dopo l'altro. La legge Fornero, ma che l'ho votata io la legge Fornero? No, la legge Fornero l'hanno votata quelli che oggi in TV dicono che vogliono cambiare. La legge Fornero l'ha votata Berlusconi, che parla di pensione a 1000 lire perché poi non capisce più niente, non ci sta più con la capoccia e si confonde e pensa ancora che ci stanno le lire. L'hanno scongelata e messo nello studio di Vespa, rifirma lo stesso contratto in lire, ma l'avete visto? Salvatelo, non è più, non c'è più. E poi dice Di Battista è cattivo con me, ma io non so cattivo con te, sei tu che devi veramente ritornare nella naftalina perché non se ne può più. Ma possiamo veramente pensare di ridare fiducia a uno che manco si può candidare, incandidabile, ineleggibile in quanto condannato e cacciato dal Senato a calci nel culo? Ma lo vedete che fa i videomessaggi registrati, li manda al TG perché si imbroglia, si intruglia, si confonde, si confonde e non è neanche candidabile. Però in questo paese, fatta al contrario, ci mettono il nome nel simbolo. Uno che non si può candidare è incandidabile, ineleggibile, è stato cacciato dai pubblici uffici, ma ci rendiamo conto? E qualcuno però ci casca e non ci crede. Di Battista dice che ha pagato Cosa Nostra, non lo dico io, lo dicono le sentenze, gliel'ho letta sotto casa e ci sono dovuto andare io sotto casa perché nessuno di sinistra c'è mai andato. So cattivo, dice Di Battista mi odia. Quell'altro che dice toglierò il canone e ce l'ha messa in bolletta, la Meloni attacca Reggio Fornero, l'ha votata lei, questa della destra sociale. Ma possiamo coltivare la memoria? Non vi sto chiedendo di votare il Movimento, ma non si possono votare coloro che ci prendono per il culo, che dicono di voler cambiare una cosa che loro signori stessi hanno votato. Guardate che poi vi fa capire questo il livello, no? Destra, sinistra, le ideologie. In questo paese è fatta al contrario, la destra ha creato Equitalia. Emanuela Corda, la vostra parlamentare qua, si è battuta appunto con i punti SOS anti-Equitalia, facendo risparmiare a tanti cittadini un sacco di soldi. In questo paese, fatta la rovescia, Equitalia l'ha creata a centrodestra, quelli della rivoluzione liberale, le imprese, meno Stato, meno tasse, oh loro! E il centrosinistra, quelli che ancora fanno le feste dell'unità a Berlinguer, arrostiscono le salamelle, viva la questione morale, hanno abolito l'articolo 18 della Statuto dei lavoratori, la sinistra l'ha fatto! Ma ha ancora senso ragionare destra e sinistra? A me dovunque mi chiedono fascismo, antifascismo, io se fossi nato nel fascismo durante questa restata, sicuro mi sarei a come mi sto opponendo, mi avrebbero sbattuto al confino. Ma tanti giornalisti che oggi fanno gli antifascisti, durante il fascismo stavano ad approdi Mussolini e via dei Fori Imperiali, lecca culo del sistema come sono, questa è la verità. Fascismo e antifascismo, ma dillo ogni cosa. E io vedo in questo paese fascisti o nostalgici, quei camici neri, viva il duce, ancora, e di là antifascisti, abbasso il fascismo, che magari picchiano un carabiniere di 50 anni, oh, ma prendetevela coi poteri forti, senza picchiare per l'amor di Dio, vuoi fare l'antisistema, informa i cittadini del capitalismo finanziario, no che picchi per strada un carabiniere di 50 anni, ma questo significa combattere per la giustizia sociale, fascismo, antifascismo. Io sto vedendo enormi, enormi dibattiti su questo tema, televisivi, non tra le persone, non nelle piazze. E mentre ancora qualcuno si divide su sta roba,
in Sicilia, ma magari succede pure qua, lo sto dicendo dovunque, a Pachino, gli agricoltori non raccolgono più i pomodori Pachino, pure se ci stanno nel campo, nei loro campi, perché non gli conviene più economicamente. C'ha ragione il signore che ha parlato prima sui trattati europei, non gli conviene più. E di fianco alla piantagione di pomodori Pachino, a Pachino in Sicilia, nel supermercato vendono i pomodori Pachino del Camerun. Ma ci rendiamo conto? Ma dove vogliamo andare? E tutti i liberisti, antiliberisti, finti, hanno permesso l'invasione, sì, di derrate alimentari da certi paesi stranieri, tra l'altro con condizioni lavorative molto più basse, e l'olio tunisino, e le arance marocchine, e i pomodori Pachino del Camerun. E perché arrivano? Perché costano di meno, perché le condizioni lavorative in questi paesi sono molto più basse. No, non casco, che sono abituato a camminare in pizza, sta tranquillo, questo è proprio destino mio. Destino mio. Dobbiamo andare a Oliena. Ci ha chiamato Zola, dobbiamo andare a Oliena. Ci ha chiamato Zola. Grande. Mazza è giocatore. Io mi ricordo ancora quell'espulsione assurda contro la Nigeria. Ve la ricordate? Grande Zola, grande. Un talento enorme per me. Ora voglio parlare soltanto, per la prossima ora voglio parlare soltanto dei gol di Gianfranco Zola. Andiamo lì. Ma vi rendete conto? Cioè, siccome lì i prodotti sono convenienti perché le condizioni lavorative sono basse, noi, i nostri geni della politica, anche in Europa, diceva bene il signore, anziché proteggere i nostri prodotti, diminuiscono la sicurezza, diciamo, le condizioni lavorative a noi italiani che produciamo qua, per rendere i prodotti più convenienti. È una roba, è la follia questa. E questo l'hanno fatto a destra e a sinistra. Per questo io vi dico anche di uscire da certe categorie. Poi volete, si vuole bloccare, lo sto dicendo dovunque, i rigurgiti di xenofobia, di violenza, di razzismo, di fascismo, chiamateli come vi pare. Bene, investiamo nello Stato sociale, perché non si combattono certo con i minuti di raccoglimento boldriniani, facciamo un minuto di silenzio. Oh, le leggi servono, lo Stato sociale, le pensioni più alte, lavoro, dignità lavorativa, non il lavoro precario, questi contratti qua. Andateci in una banca con questi contratti a chiedere un mutuo per mettere su casa, delle pernacchie vi danno. Però dico, non però so dei contratti a tempo indeterminato, falsità totali. Un lavoro a che cosa dovrebbe servire? Soltanto a sopravvivere? No, anche a costruirsi una vita dignitosa, o sbaglio, una vita dignitosa. Andateci con questi contratti in una banca. E poi non si fanno i figli. Questo è un paese fatto alla rovescia. I nonni non fanno più nonni perché devono lavorare, e non hanno più nipoti perché i figli non fanno più nipoti. E i figli che non riescono a far figli, a dare i nipoti ai nonni, stanno a casa perché non hanno lavoro. Io sogno un paese normale dove siano i giovani a lavorare e i nonni facciano i nonni. Un paese normale. Che ci impedisce di schierarci? L'inesperienza del 5 Stelle? Sì, sì. Non abbiamo mai governato, è vero, non abbiamo mai governato. Ma ci rimbocchiamo le maniche, non è vera la narrazione che si fa di Roma, è una stronzata. Raccontano delle robe, delle balle su Roma. Roma c'ha problemi, sì, 15 miliardi di euro di debiti. Debiti dovunque, l'ATAC è un disastro, è vero. Gli esperti ce l'hanno lasciata. Ma la Raggi gli fanno la guerra perché ha detto no alle Olimpiadi di Caltagirone, Montezemolo e Malagò, punto. Non sapete i servizi. Io una volta sono andato su Rete 4, dalla vostra parte, hanno fatto vedere un servizio su Roma e c'erano i topi, per carità, ci stanno i topi, è vero, ma ci stanno pure qua, Iglesias. Poi a un certo punto hanno inquadrato dromedari e cammelli. Io non ho mai visto i dromedari e cammelli in giro per Roma, te lo giuro. Dice, come commenta? Non sapevo che dire. Io ho detto, ieri ho visto uno squalo tigre nel Tevere e la balenottera azzurra nell'Aniene. Ma vi rendete conto come il sistema mediatico pompa, pompa, insiste, attacca, manipola? Diceva Malcolm X, se non stiamo attenti, i media ci faranno amare gli oppressori e odiare gli oppressi. E questo avviene anche dal punto di vista politico. Ma l'avete letto le prime pagine del giornale? È una roba vergognosa. Incartateci il pesce con la Repubblica, non ci dovete fare nient'altro. Incartateci il pesce, i totani, i calamari, li conserva bene. No, non c'è. Allora, piegatela e mettetela sotto il tavolo se balla una zampa del tavolo. È incredibile, non sono più giornali, sono partiti politici editoriali in campagna elettorale a favore del partito di riferimento e contro il 5 Stelle, perché non gli vogliamo dare più una lira di finanziamento pubblico, questa è la verità. Questa è la verità. Mo vedrete come mi attaccheranno quello che ho detto oggi, vedrete, vedrete.
Vedrete, ma io me ne... Come? Esatto. Ora, sì, ripeto, perfetti non siamo, però vogliamo un'opportunità. Sono 5 anni che combattiamo, ma duramente. Sono 50 anni, io sono venuto in tutte le piazze sarde, lo sapete, e mica soltanto in campagna elettorale. E non sono candidato. Perché ho preso una scelta mia personale, perché mi interessa molto di più la partecipazione che una poltrona, perché voglio fare delle altre cose, l'ho sempre dichiarato la prima volta nel 2014, no come quell'altro che io smetterò con la politica in caso di referendum perso e sta ancora a rompere i coglioni, su, dice, lo so che la credibilità è zero. Come una Boschi un'altra, io dovunque andavo in Italia a fare comizi trovavo la Boschi candidata, dovunque, io dicevo chi sono quei candidati, la Boschi, ma pure qua, vado a Bolzano c'era Boschi vestita da Heidi che parlava in finto, una cosa incredibile, soltanto a casa sua non l'hanno candidata, caso strano, eppure aveva lavorato per le banche del territorio così bene, però non l'hanno candidata a casa sua, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Quell'altro Salvini che viene, parla della Sardegna, autonomia, viva il popolo sardo. Questo è entrato in politica nel 1993, la prima volta che è stato eletto consigliere comunale a Milano. Io stavo al liceo, è tutta la vita che fa politica e oggi dice di voler risolvere problemi che la Lega stessa ha causato e ha creato. Ma è possibile dare retta a questi partiti? E infatti certa gente non gli dà più retta e dice io non vado più a votare per fare un torto al sistema. Occhio, poi ognuno farà quel che vuole, ognuno è sovrano. Però guardate che è mio per questo ragionamento. Chi non va a votare pensando di fare un torto ai partiti invece gli sta facendo un favore. Perché i partiti un pezzo di voto clientelare, diciamo controllato, ce l'hanno. E più italiani andranno al voto e meno l'incidenza di quella parte di voto controllato sarà forte, no? È una questione matematica, è un paradosso. Lo so, coloro che pensano di fare un torto al sistema, ai partiti non andando al voto, stanno facendo un favore proprio a quei partiti che l'hanno spinto a non votare. E vedrete che qualora l'astensionismo fosse alto, dovesse essere alto, i politici diranno nei talk show, ah dobbiamo riavvicinare i cittadini alla politica, sempre le solite stronzate, ma sotto sotto diranno, meno male che hanno votato pochi cittadini, così i voti che ancora controlliamo hanno un'incidenza maggiore. Questa è la verità, io li ho visti in faccia, io li ho visti far finta di litigare nei talk show, uscire dallo studio televisivo, arrivare alla buvetta al bar della Camera dei Deputati e farsi i commenti reciprocamente, no? Tu qui sei un attimo, tu qui sei andato bene, ah no ma tu qui sei andato bene, qui mi hai attaccato, però io ho risposto, io ti ho contrattaccato, però che bravi alla fine che tutti e due abbiamo bastonato il Movimento 5 Stelle, io l'ho visti così, è una commedia. Ma non perché siano cattivi, ma perché per loro la politica è una professione. Per loro la politica è una professione, sì è vero, sono privilegio dipendenti. Sono privilegio dipendenti. Fermi! E per loro, essendo la politica una professione, pur di non perdere il posto di lavoro, fermo un attimo, farebbe buona che chiamo la polizia. Pur di non perdere il posto di lavoro, farebbero di tutto, scendere a compromessi con la loro coscienza o nella peggiore delle ipotesi con il finanziatore della loro campagna elettorale o con qualche criminale. Questo è il concetto, per questo il Movimento 5 Stelle crede nei due mandati e poi a casa, perché politica si può fare tutta la vita, certo io la farò tutta la vita perché la adoro la politica, mi piace, ma la faccio fuori dalle istituzioni, dentro ho già dato, se vorrò mi ripresenterò una seconda volta, ma sarà una decisione mia e soltanto mia, deciderò solo io, decido io. Io vi dico e concludo, andiamo Andrea, concludo, fate una donazione lì che se mettete la carta ve la cloniamo immediatamente, stai attento. Schieratevi, lo sto dicendo dovunque, schieratevi, schierarsi non è facile in questo paese, ancora profondamente democristiano, perché chi si schiera suscita pure invidia, male lingue, perché si sarà schierato, che avrà in cambio, lo so come funziona, chi si schiera, chi ci mette la faccia, chi scende in piazza e vi ringrazio, anche gli scettici, tutte le persone che sono scese in piazza qui oggi a Gresias, grazie, io sono convinto che gli scettici siano del 5 Stelle a loro insaputa, comunque siete benvenuti, grazie perché chi ha il coraggio di scendere in piazza, in questa piazza gremita, si schiera, grazie di cuore. Ciò nonostante schierarsi è indispensabile, ti fa venire il fegato grande, il sangue amaro, ma ti permette di camminare a testa alta e di pensare che per il nostro paese, per quest'isola, il nostro dovere lo stiamo facendo. Viva la Sardegna, eia, eia!
A maggio ci sono pure le amministrative, poi abbiamo bisogno di rappresentanti di lista, quindi chi vuole fare il volontario la sera delle elezioni, prego, dove bisogna andare? Al banchetto quello lì? Quello lì, se volete, andate lì, vi spiegheranno tutto e ci date una mano durante le elezioni la sera a contare voti. Occhio, occhi aperti. Poi se volete fare qua una donazione, che è quella cosa là? Grazie, grazie. Grazie a tutti, viva la Sardegna. Ora scendo. Thank you.